È orribile, cari amici, orribile, orribile. Ora i giornali non ne parlano più, ma ci pensa Serafino Massoni a darvi l'informazione giusta. Nessuno vi ha parlato di quello che ha compiuto Yanis Varoufakis, il ribelle, quello che si era staccato da Alexis Tsipras, si era staccato perché non lo voleva firmare il patto. Non voleva che la Grecia firmasse il patto con quella brutta culona di Angela Merkel, brutta culona. Beh, che ha fatto? Che ha fatto? E Yanis Varoufakis, il bello, quello che va in motocicletta con la sua fidanzata dietro, che c'ha pure una bella villetta, c'ha un'isoletta, che ha fatto? Era uscito dal governo tutto sdegnato, perché diceva che non si dovevano firmare i patti con quella brutta culona di Angela Merkel. Poi ci ha ripensato e si era riavvicinato ad Alexis Tsipras e ha detto sì, anche Yanis Varoufakis ha firmato i patti con quella brutta culona di Angela Merkel, capito? Però prima di riavvicinarsi ad Alexis Tsipras e di nascosto Yanis Varoufakis aveva preso i nostri 3 migliori politici. I nostri tre migliori, i tre, gli unici politici veramente rivoluzionari, Matteo Salvini, Nichi Vendola e pure Beppe Grillo. E lo sapete, no? Che tutti e tre erano andati in Grecia, erano andati tutti e tre in Grecia perché volevano vedere il primo esperimento rivoluzionario contro l'euro maledetto, così poi lo avrebbero. L'esperimento rivoluzionario l'avrebbero importato pure in Italia i tre nostri politici rivoluzionari, cioè Matteo Salvini, Nichi Vendola, pure Beppe Grillo. E sapete che ha fatto di nascosto Yanis Varoufakis? I nostri tre politici rivoluzionari, gli unici rivoluzionari, Matteo Salvini, Nichi Vendola e persino Beppe Grillo. Li ha presi una bella collottola e li ha portati a visitare le rovine dell'antica città di Sodoma. E lì li ha orribilmente sodomizzati. È una brutta parola, sodomia, sodoma, sodomita, sodomizzare. Non me la sento di tradurla, perché è una brutta parola, capito? Comunque, i nostri 3 migliori politici. Tutti e tre rivoluzionari, Matteo Salvini e Nichi Vendola e persino Beppe Grillo sono stati orribilmente sodomizzati da Yanis Varoufakis a Sodoma, tra le rovine della città di Sodoma. E poi dopo averli sodomizzati, Yanis Varoufakis gli ha pure detto: voi la rivoluzione l'andate a fare a casa vostra, capito? Così gli ha detto questo malvagio. E poi si è girato, è andato dalla Merkel, ha baciato il culone della Merkel. Capito? Cari ragazzi, non c'è da fidarsi di nessuno. La rivoluzione dobbiamo farcela noi, capito? Dobbiamo proprio farcela noi. Non ci dobbiamo aspettare che siano gli altri a farla per noi, capito? Vabbè, cari amici, io queste cose le ho già scritte. Quest'opera, che ora nella sua bella versione in lingua inglese sta in tutto il mondo, cari, e a quest'opera hanno partecipato anche Camilla Fioravanzi, Elena Ferrara e Tommaso Minniti. Ok, cari amici, sono tanto triste, cari amici. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.